La violenza di genere rappresenta un fenomeno diffuso che colpisce principalmente le donne. Si tratta di una forma di violenza basata sul genere che può assumere molte forme, come la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica. Per prevenirla è necessario agire su diversi fronti. In primo luogo è importante promuovere l'educazione e la sensibilizzazione sulla questione del genere. Inoltre è fondamentale rafforzare i servizi pubblici e privati per la protezione delle donne vittime di violenza. Di questo si è discusso durante la tavola rotonda alla violenza di genere prevenzione e contrasto percorsi di consapevolezza organizzata dalla FNP CISL di Bari. I ragazzi rappresentano il futuro e queste sono iniziative assolutamente pregevoli perché consentono gradualmente, lentamente ma in maniera si spera inesorabile di avviare un processo di riforma culturale per il superamento di quella cultura patriarcale che molto spesso è alla base di quelle che è la violenza di genere. Con una norma del 2019 che viene appunto conosciuta come legge del codice rosso, che ha sostanzialmente imposto al pubblico ministero un intervento molto rapido, molto celere in occasione delle denunce delle donne, proprio al fine di evitare i tempi lunghi che non sono compatibili con queste patologie.